Buonasera, grazie di essere intervenuti. Questo è un ennesimo appuntamento, diciamo il primo del mese di marzo, con un libro. Presentiamo un volume, come sapete, seguito da un film che col volume ha riferimento. Prima di cominciare volevo attirare la vostra attenzione su questa bellissima manifestazione che si svolge qua al MIC, che si chiama La Camera della Guerra, che è una mostra interattiva. Noi di solito abbiamo al MIC delle collezioni permanenti di oggetti di cinema e postazioni interattive. Questa è tematica sulla Grande Guerra, naturalmente il centenario, quindi dall'8 marzo al 24 maggio di quest'anno presentiamo conferenze, incontri, film e la possibilità di vedere con uno stereoscopio della fine dell'Ottocento le prime immagini praticamente in 3D. Ci si prenota e le domeniche da adesso fino a maggio saranno dedicate in questa sala alla visione individuale per qualche minuto di queste immagini impresse su lastre di vetro. E poi ci sono insomma tante altre cose, letture, presentazioni di libri, è una veramente rassegna molto ampia, con appuntamenti soprattutto domenicali, quindi anche facili da seguire, che vi segnalo alla vostra attenzione. Invece stasera siamo qui per parlare di un libro che siamo molto contenti di poter presentare, uscito per le edizioni Mimesis nel 2014, se non sbaglio, inaugura una nuova collana. Il suo titolo è Olimpia, il nome di uno dei più famosi film di una regista donna tedesca, notissima in patria e anche internazionalmente. È del tutto casuale che questo appuntamento, ma è anche carino che sia capitato nei dintorni dell'8 marzo, dico tra parentesi per inciso. Io ringrazio, oltre che l'editore Mimesis, che espone al banco all'ingresso qualche volume a prezzo ridotto nel caso qualcuno volesse comperarlo, con un annesso DVD indispensabile, direi. Io ringrazio l'autore e ve lo presento, Massimiliano Studer. Buonasera. Che è qua insieme al critico di dovere, al noto critico Roberto Escobar, che scrive sul Sole 24 Ore per l'Espresso, ha delle rubriche di cinema, è docente universitario e ci accompagnerà in questa chiacchierata sul film e sul libro. Ci tengo a dire un'altra cosa, che questa occasione ci piace molto a noi della Cineteca, perché pochi mesi fa, tra gennaio e febbraio, abbiamo organizzato allo Spazio Oberdan, l'altra nostra sala, una rassegna sul cinema tedesco, il cinema di Weimar, quei capolavori che sono stati prodotti in Germania tra il 18 e diciamo il 33, proprio l'epoca di questa breve ma intensa stagione della Repubblica Weimariana. Naturalmente la Riefenstahl non compariva in questa rassegna, perché è venuta dopo. C'era però un titolo un film del 26 di Arnold Fanck, regista tedesco, Heilige Berg, la montagna sacra o la montagna dell'amore, dove Leni Riefenstahl faceva la sua prima apparizione, mi pare, come attrice e danzatrice. Poi passò a una carriera autonoma di regista, facendo non tanti film, ma alcuni dei quali dei veri capolavori. Io ho parlato abbastanza, quindi vorrei lasciare la parola ai due nostri ospiti. Magari chiedo per iniziare a Massimiliano Studer la genesi di questo libro e come mai ha intitolato il primo capitolo L'orribile bellezza di un talento femminile. Allora, intanto vi ringrazio di essere qui. Devo dire che non mi aspettavo così tanta gente per sentir parlare di un libro su un'autrice che tendenzialmente è un'autrice per gli addetti ai lavori. Da una parte c'è questa dimensione, però dall'altra quasi tutti voi conoscete senz'altro le immagini di Leni Riefenstahl, però raramente vi dicono che le ha prodotte e concepite lei. Allora, questo libro nasce da un'attività di ricerca che il sito che insomma ho fondato insieme ad altre persone, che si chiama formacinema.it, ha dedicato proprio a Leni Riefenstahl.
E la genesi è dovuta al fatto di aver acquistato tempo fa un'edizione tedesca di questo film, dove all'interno di questo cofanetto composto da 3 DVD c'era un documentario. Nel documentario si vedeva Leni Riefenstahl che faceva delle riprese dentro una buca scavata nel terreno. Vedendo questa buca mi sono chiesto, ma possibile mai che Orson Welles si sia ispirato a Leni Riefenstahl quando ha girato Quarto Potere? È nata così. Questa è stata l'idea che è partita e con la quale poi ha cominciato a crescere il progetto. Addirittura io in seguito a questa visione ho parlato con il direttore della Collara, che è venuto a trovarmi a Milano. Ci siamo incontrati in uno studio e gli ho parlato proprio di questa cosa qui. Tutto pensavo nella vita fuorché riuscire ad avere queste avventure incredibili che mi sono capitate dopo aver avuto quell'idea, insomma, un po' bislacca, che mi hanno portato a essere qui al Museo del Cinema. E quindi sostanzialmente è nata in quel modo l'idea su studiare Leni Riefenstahl. Poi da lì si è incominciato io insieme ad altre persone abbiamo incominciato a ragionare sulla Riefenstahl. Da lì è nato, io avevo un contatto con l'Università di Torino e sono entrato, ho avuto il numero di telefono di Gianni Rondolino, che ho scoperto poi dopo essere in procinto, cioè lui aveva un progetto di creare una monografia monumentale su Leni Riefenstahl, poi non è mai riuscito a realizzare questo progetto. Però da lì è venuto fuori che lui era un profondo conoscitore della Riefenstahl, quindi ho intervistato anche lui. A quel punto lui mi ha messo in contatto con Leonardo Quaresima, che è stato diciamo, l'autore che mi ha preceduto, perché Leonardo Quaresima negli anni 80 scrisse Il Castorino dedicato alla Riefenstahl. E da lì, insomma, è nato questa cosa. Poi è capitato di avere un contatto con la casa editrice, ero andato lì per proporre un argomento che non c'entrava nulla con la Riefenstahl. L'argomento non è che sia piaciuto molto, però io avevo nella mia tasca, perché avevo realizzato questo speciale sulla Riefenstahl dedicato a Olimpia, e l'editore mi ha detto subito: questo mi interessa, perché su questo argomento praticamente sono 30 anni che in Italia non si pubblica assolutamente nulla. Da lì è incominciato tutto un percorso che mi ha portato a recuperare del materiale che pensavo impossibile recuperare, a dialogare con personaggi che sembravano mitici, da un curatore dell'archivio della Harvard University al massimo esperto della Riefenstahl a livello mondiale, si chiama Lloyd Pettinger, e da lì è incominciata la scrittura. L'editore ha avuto l'idea, secondo me molto particolare, di allegare al testo il DVD. Con questa opzione per me è stato completamente diverso l'idea di scrivere il libro, perché per la prima volta mi è capitato in vita mia di poter dire al lettore, a cui spiego con fatica come sono le immagini, di poter andare a prendere il film e di guardarlo. Perché io mi sono sforzato di riprodurre sulla carta i fotogrammi, però questo film, come tutti i film, hanno una plasticità nelle immagini in movimento montate che è impossibile descriverle per iscritto, perché il cinema è un'immagine in movimento e tentare di ingabbiare dentro delle parole risulta sempre molto, molto frustrante, sia come scrittore che spesso e volentieri come lettore. Mi capita spesso di leggere dei libri che parlano di cinema e a un certo punto cosa fai? Per seguire la lettura devi chiudere il libro, prendere il film e vederti il film, perché è impossibile riuscire a seguire in maniera, a meno che non lo conosci a memoria, a meno che non sei un patito folle di quel film, è difficilissimo. Su questo libro io vorrei soprattutto evidenziare un aspetto che ho incontrato non in Italia, perché in Italia non si conosce assolutamente questo autore, ma attraverso un contatto che appunto il massimo esperto tedesco e quindi mondiale della Riefenstahl mi ha messo a disposizione, e cioè scoprire la figura straordinaria di questo Willy Otto Zilke, che è stato l'autore del prologo di Olimpia, che immagino stasera vedremo. Sì.
Allora, quel prologo perché è così importante? Perché quel prologo ha rappresentato il punto zero di tutte le Olimpiadi che ancora adesso noi vediamo in televisione. Se voi pensate a come è strutturata l'Olimpiade contemporanea, che cosa vi viene in mente? Vi verrà in mente che ci sono delle riprese di che cosa? Di Olimpia. Che cosa vi viene in mente? Vi viene in mente la corsa del Tedoforo e vi viene in mente che c'è una cartina che disegna il passaggio del Tedoforo che va da Olimpia e raggiunge la sede ufficiale delle Olimpiadi. Bene, questo progetto, questa tipologia di racconto l'ha inventata Leni Riefenstahl. Ce lo siamo dimenticato, non lo so, comunque adesso vedremo anche con il professor Escobar, perché è un tema forte questo di Olimpia. Cioè, fondamentalmente Leni Riefenstahl ha inventato il modo di riprendere le Olimpiadi, ha inventato delle macchine da presa che ancora adesso si utilizzano. Le ha inventate con un impegno fisico e intellettuale e creativo senza eguali. Ogni tanto quando sento dire, non so, l'ultimo Colossal è stato un lavoro veramente impressionante, è nulla in confronto a quello che ha fatto Leni Riefenstahl per girare Olimpia. Lei ha girato qualcosa come 400.000 metri di pellicola, cioè 4 km di pellicola. Quindi una quantità immane, 400 km di pellicola. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lei girava ogni giorno tutte le gare. E girare tutte le gare, come spesso è capitato appunto leggendo magari chi ha fatto l'Olimpiade, è un'impresa difficilissima, perché questo non è un ibrido, perché non è un documentario e non è un film, è un qualcosa di unico. Riprendere le Olimpiadi significa cogliere il momento giusto. Se tu sbagli a riprendere il gesto atletico, non hai praticamente fatto nulla. E per farlo però devi avere una squadra di cameraman molto bravi. Non c'è mai una cosa che va al posto giusto, c'è sempre un problema. E lei ogni giorno doveva, perché adesso noi ragioniamo col digitale, ma una volta c'era la pellicola, e la pellicola lei girava circa una quantità enorme di pellicola, che tutte le sere doveva arrivare in un laboratorio, che doveva stampare la pellicola, doveva far vedere ai cameraman che cosa era stato girato, e i cameraman dovevano capire dove avevano sbagliato, come avevano ripreso, la pellicola si era giusta o sbagliata. Quindi è un lavoro veramente immane. E non è un caso, sì. E non è un caso che, pur essendo un documentario dedicato alle Olimpiadi del 36, questo film o questo documentario è uscito 2 anni dopo, perché Leni Riefenstahl ci ha messo esattamente 2 anni, e non era da sola, aveva una schiera enorme di collaboratori che l'hanno aiutata. Nonostante ciò, aveva una specie di piccolo esercito, ci ha messo 2 anni per girarlo. No, volevo inserirmi per montarlo. Che addirittura ti spinge a dire in un punto del libro che, in un confronto con James Cameron, un regista contemporaneo che può contare su mezzi tecnologici enormi e fantastici, e la Riefenstahl, sarebbe Cameron ad avere la peggio. A perdere miseramente. Proporzioni. Assolutamente sì. E le Olimpiadi di Londra, anche del 2012, devono praticamente tutto. Allora, se voi immaginate la finale di 100 metri di Bolt, avete presente quando vengono ripresi gli atleti, vengono ripresi in modo tale da vederli mentre sfilano? C'è una macchina da presa che è posizionata su delle rotaie e che inquadra i 100 metristi dal momento in cui partono al momento in cui arrivano, e c'è questa ripresa molto fluida che riprende lateralmente gli atleti. Quella macchina da presa si chiama catapulta e l'ha inventata Leni Riefenstahl. Stesso discorso riguarda i tuffi. Adesso, quando si guardano gli Olimpiadi, forse la gara dei tuffi è quella più spettacolare, perché il gesto atletico lì è all'ennesima potenza. Si possono vedere i volti degli atleti che si tirano, perché è uno sforzo veramente molto molto pesante. E anche vedere la macchina da presa che entra dentro l'acqua mentre riesce a riprendere il tuffatore che parte dal trampolino e si butta in acqua, anche quella è una pellicola che ha inventato Leni Riefenstahl. Ne ha inventata anche un'altra. Come? L'operatore si buttava in acqua insieme al tuffatore. L'operatore, no, in realtà l'operatore, che tra l'altro era un esperto di montagna, altra assurdità, cioè lei aveva individuato questo suo collaboratore perché aveva
era stato bravissimo nelle Olimpiadi invernali del sempre del 36, perché era riuscito a riprendere il salto dal trampolino degli sci ed era bravissimo a riprendere. Voi dovete immaginare la velocità del gesto atletico in alcune discipline è fulmineo, e se tu non sei veramente bravo il rischio è di fare delle riprese o inesistenti o bruttissime. Lui è riuscito a inventare una tecnica per cui probabilmente anche lì era una questione proprio di allenamento, e è riuscito a riprendere questi sciatori che come una specie di proiettili passavano davanti alla macchina da presa, lui li riprendeva sempre tutti a fuoco e in maniera molto brillante. Non c'era l'autofuoco, cioè voi dovete pensare a un'epoca in cui tutta la tecnologia che adesso è normale, che passa dagli smartphone alle Canon, alle fotocamere digitali, non c'era, era una cosa completamente diversa. Bene, lei ha scelto questo cameraman perché era bravissimo a riprendere gli eventi sportivi molto veloci. Eppure essendo un esperto di montagna ha detto guarda, tu devi andare sott'acqua, vai sott'acqua. E hanno inventato questa macchina da presa che adesso, ad esempio, Garrett Brown, che non so se conoscete, Garrett Brown è quello che ha inventato la Steadicam, che è quella che si vede in Shining di Stanley Kubrick. Lui si è specializzato questo inventore in macchine da presa per le Olimpiadi, per lo sport. Io ho visto alcuni suoi documentari, mi è dispiaciuto vedere, perché io ammiravo la sua bravura nell'aver inventato la Steadicam. Perché mi è dispiaciuto? Perché lui in maniera molto disonesta non ha detto che tutto quello che ha inventato per le Olimpiadi lui l'ha copiato da Leni Riefenstahl, compresa una macchina da presa che inquadra il tuffatore mentre parte dal trampolino, si butta dentro da una distanza di 10 metri e la macchina da presa lo riprende mentre scende ed entra in acqua, quindi riesce a riprendere tutta il percorso del gesto atletico dal trampolino all'acqua. Quelle sono tutte cose che ha inventato lei, e capire questa cosa qui è stato per me l'obiettivo di questo libro, perché mi sono reso conto che è un tema che sembra scottante, perché la maggior parte delle pubblicazioni in questo momento in Italia sulla Libra, le pochissime pubblicazioni ad eccezione dell'ottimo Quaresima, che cosa fanno? Devono per forza di cose dire se la Riefenstahl era una razzista oppure no. A me interessava relativamente questo tema. Ecco, ma su questo magari io passerei la parola a Roberto Escobar, che certamente ha delle domande per te sulla denazificazione della Riefenstahl. Io non starò qua a discutere sul fatto che se la Riefenstahl sia stata da Cristo o no, francamente lo è stato, per cui non se ne parla. Sentite, è acceso? Si sente? Devo ripetere? No, mi sembrava. Io comincio col dire qual è stato il mio approccio nei confronti di questa regista. Mentiresti se dicessi che sono uno specialista della Riefenstahl, però diciamo che la conosco abbastanza bene, almeno per un suo film, che è Il trionfo della volontà, quello sul Partei Tag del 34, sulla festa del partito nazista del 34, uscito nel 35. Questo film io l'ho usato più di una volta, e anche più di due. Insegno, oltre alla filosofia politica, insegno anche l'analisi del linguaggio politico, proprio per i miei studenti di analisi del linguaggio politico. Per cui l'ho visto, l'ho rivisto con loro, ne abbiamo parlato. Quindi per me la mia Riefenstahl è questa. Poi ho ritrovato alcune cose che avevo immaginato nel bel libro di Massimiliano. Oltre a questo, la mia Riefenstahl, diciamo, si colloca all'interno della conoscenza più o meno approfondita che ho del nazismo e in particolare del Mein Kampf, libro sul quale ho fatto più di un corso. Quindi io questo conosco della Riefenstahl, dopodiché leggo il libro di Massimiliano e mi faccio alcune idee. Prima di tutto l'idea portante del libro, secondo me, è questa. Parte da Bauman, un sociologo che immagino tutti conosciate, un grandissimo sociologo,
forse il più grande, anzi definirlo solo sociologo forse è riduttivo, diciamo è il più grande teorico della contemporaneità, del nostro essere. Quindi, la società liquida. Sì, società liquida, ma non solo, è noto per questo, ma in realtà ha scritto delle bellissime opere anche su dell'altro. E, tra i suoi libri ce n'è uno famoso che si intitola Modernità e Olocausto, un libro che insieme a altri due o tre ha segnato lo studio non solo dello sterminio, io non lo chiamo Olocausto, preferisco chiamarlo sterminio, ma anche lo studio e la comprensione del totalitarismo, del nazismo e io penso anche del totalitarismo. A un certo punto del libro di Bauman, anzi proprio nella introduzione, si leggono delle cose sorprendenti che Massimiliano ha avuto l'accortezza di cogliere e di utilizzare, secondo me, come prospettiva teorica, non cinematografica, ma interpretativa del personaggio e del suo cinema. Queste cose sorprendenti sono pressappoco descrivibili così. Dice Bauman: quando io ho cominciato a occuparmi dello sterminio, immaginavo si trattasse di un quadro appeso alla parete. Poi mi sono accorto che invece lo sterminio è una finestra. Cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso lo sterminio lui scopre ciò che noi siamo. Non interpreta lo sterminio come rottura di una normalità moderna, ma come spia su questa normalità. Lo sterminio non è una malattia, non è un'interruzione del tempo, è l'espressione esatta, è stato pensato e messo in atto nell'ambito della nostra società razionale moderna. Dopodiché affronta lo studio di questa normalità razionale moderna. Tenete conto che questa impostazione capovolge una serie infinita di prospettive completamente diverse, che riducono il nazismo, in genere il totalitarismo, a chi ne è responsabile. Si trasforma la responsabilità in descrizione delle cause. Le cause sono un'altra cosa. Responsabile sicuramente sono stati i nazisti. Le cause sono un po' più complesse. Appunto questo dice Bauman. Io credo che non si debbano confondere le analisi delle responsabilità con le analisi delle cause. Quali sono le cause? Lui poi ne elenca alcune, sostanzialmente, diciamo, la particolare del suo libro insiste sulla burocrazia, sulla ripetitività, sulla abitudine a obbedire, sull'ordine. E la sua idea è che tutto questo che individua, che si può individuare nella nascita del nazismo, in realtà è nostro contemporaneo. Si può dire la stessa cosa in maniera ancora più sorprendente e magari anche scandalizzante, sostenendo o ricordando che ci sono delle ricerche di sociologia di psicologia sociale che hanno dimostrato che nazisti siamo tutti noi, non gli antisemiti, non i tedeschi di quell'epoca, ma tutti noi, e che in qualunque momento ognuno di noi può diventare obbediente fino alle estreme conseguenze. Io dico nazisti, ma insomma, diciamo totalitari possiamo essere tutti noi. Allora la conclusione di Bauman è: non c'è stata rottura del tempo, c'è stata continuità, e noi possiamo aggiungere una continuità che non solo viene dal tempo precedente a Hitler stesso, ma che va oltre, che può ripetersi nel nostro tempo. Questa sua indicazione, che non è solo sua, è anche di altri, ma insomma riferiamoci a lui, non è stata accettata senza critiche. Perché? Ma perché mette in discussione noi stessi. Il totalitarismo viene spiegato, soprattutto il nazismo, viene spiegato riducendolo a malattia, riducendolo a
follia, riducendolo a momento irripetibile. E quindi lo stratagemma di individuare dei responsabili, dei colpevoli, comporta un alibi che riguarda tutti noi. Allora, Hitler è il colpevole, gli antisemiti sono i colpevoli, cosa francamente che storicamente non sta in piedi, perché in Germania gli antisemiti erano meno potenti e meno diffusi che in Francia, per esempio. No, come mai in Francia non c'è stato il nazismo? Quindi, in ogni caso, addossare le colpe a qualcuno significa non dover fare i conti con ciò che è accaduto. E qui veniamo alla Riefenstahl. Nel suo piccolo, la Riefenstahl ha subito questo tipo di ostracizzazione con finalità autogiustificatorie. Siccome è nazista, non ne parliamo più, il suo cinema lo bandiamo, ci togliamo di mezzo il problema di fare quello che fece Massimiliano ha fatto, cioè di andare a vedere cosa c'è di moderno nel suo cinema. E moderno significa anche contemporaneo, nel bene e nel male. La Riefenstahl, come racconta molto bene Massimiliano, non nasce come autrice di propaganda. La sua prospettiva era diversa, sicuramente legata a temi völkisch e quindi coerente con il clima culturale dell'epoca, però con riferimenti molto forti all'avanguardia tedesca degli anni venti. Quindi la sua carriera sembrava indirizzata verso un'altra direzione. Fu Hitler che la volle per il primo documentario sul Parteitag del 33, uscito nel 33 stesso questo, e la volle contro, non contro il parere del suo entourage, ma sicuramente nonostante che nel suo entourage non ne fossero entusiasti. Lo ricorda Speer, Albert Speer, l'architetto di Hitler e il suo amico, dice che questa donna spiccava tra coloro che stavano intorno ad Hitler, tanto perché era una donna, in una dimensione maschilistica, maschile, oggi diremo maschilistica, e poi perché era talmente brava nel comandare un altro numero di uomini che insomma c'era un po' di invidia, invidia poi trasformatasi in attrazione sessuale. Sì, c'era anche quella, ma comunque il rispetto, spero non si dilunga. Quindi questo è il suo marchio, è nazista per questo. Lo è nazista. Io mi voglio rifare alle immagini di Trionfo della Volontà. Che tutti voi avete visto, tutti, perché quando c'è un documentario in televisione, sappiate che quel documentario che parla di Hitler è questo Trionfo della Volontà. Però ridotto. Però ridotto, ovviamente. Però ridotto. Si trova in DVD, anche con sottotitoli in italiano, se le ordinate in Francia. In Italia non lo trovate, non si capisce perché. Comunque. Anche la Cineteca lo trasmise a suo tempo, sì, in una serata un po' tragica. Adesso dirò una cosa che spero il direttore Pavesi non mi senta. Nel corso della proiezione un rullo venne proiettato all'incontrario. Ai, ai, ai. Alcuni se ne accorsero, altri no. E questo rimase una pecca, però sono cose che succedono nelle migliori cineteche. Ho rivelato un panno sporco tra tante cose riuscitissime. No, molto interessante quello che ha detto Roberto Escobar. Mi veniva in mente quel film sulla classe dove c'è questo professore che mantiene un ordine proprio nazista, no? Cos'era questo? Sì, l'onda. L'onda che è tratta da un esperimento, diciamo, molto casalingo, di un insegnante di liceo americano, non tedesco, che non fa altro che ripetere l'esperimento di Milgram, molto più cruento, e in realtà poi ci si può riferire anche a un altro esperimento molto importante, quello di Zimbardo, non ve ne parlerò adesso, tutte e due insomma comportano questa considerazione che ognuno di noi può diventare nazista.
Una cosa mi incuriosiva, lei dice che i film della Riefenstahl sono ancora messi un po' all'indice, che possono essere proiettati nei cinema tedeschi, credo, unicamente se prima vengono preceduti da un relatore che inquadra il contesto in cui... Quello che stiamo facendo anche noi. Sì, infatti, dopo tutto, è così. Sì, questa è una delle rivelazioni che mi ha fatto Leonardo Quaresima durante l'incontro che abbiamo avuto, perché è una di quelle cose, insomma, è una figura ingombrante quella di Leni Riefenstahl, per cui a me interessava capire come viene trattata in questo momento dalla Germania, che è stata colei che ha generato, insomma, la Riefenstahl. E lui mi ha detto, guarda, che ancora adesso vige un codice che è stato imposto alla Germania dagli alleati, per cui i film della Riefenstahl non possono essere trasmessi in pubblico così come se fossero, ecco, ad esempio un cinema normale non potrebbe proiettarlo, lo possono proiettare soltanto piccole sale, senza grossi clamori, eccetera eccetera, dove comunque c'è un dibattito come questo, c'è una presentazione in cui l'autrice viene insomma descritta e diciamo la visione è accompagnata da un testo critico. Perché la Riefenstahl comunque è una figura molto scomoda, talmente scomoda che lei, pur non avendo partecipato a nessun tipo di attività tipiche del nazismo, anche se lei ha perso una causa intentata da un gruppo di zingari, perché lei utilizzò per il suo ultimo film ufficiale alcune comparse che erano degli zingari, le prese direttamente da un campo di concentramento. Questo per dire che comunque lei, nonostante nella sua lunghissima vita, perché ricordo che è morta alla veneranda età di 101 anni, ha sempre dovuto combattere ogni volta, perché tutti gli chiedevano, ma lei è stata una nazista, lei è... E quindi lei ha sempre cercato di dire, ah, io ho fatto i film di propaganda, ma comunque insomma ero giovane, eccetera eccetera, ero comunque convinta di Hitler e altre qualità, però mi pento amaramente di quello che ho fatto, e comunque non ero a conoscenza di quello che veniva fatto nei campi di concentramento. Lei perse quindi questa causa che è stata intentata da un gruppo di zingari, e la conseguenza quale fu? Che il giudice dimostrò che lei sapeva dei campi di concentramento, perché lei prese proprio queste comparse dai campi di concentramento. Comunque lei, nonostante appunto abbia avuto questo coinvolgimento, dopo la guerra le fu impedito in ogni modo di poter girare qualsiasi documentario. Quando è venuta fuori Leni Riefenstahl, magari chi all'età qui lo vede dai capelli bianchi, io non ce li ho, ma insomma alcuni di voi vedo che hanno i capelli bianchi, quando negli anni 70 uscirono dei reportage bellissimi delle fotografie che lei fece in Africa, il famoso popolo Nuba. La cosa impressionante di quel libro, che se voi avete a casa vi invito a guardare, a sfogliare, è che nel risvolto di copertina si dice Leni Riefenstahl è una fotografa, punto, fotografa. Nessuno dice che lei è stata la regista del Terzo Reich. Quindi lei ci ha messo parecchio tempo prima di, insomma, risollevarsi da questa cosa. Per cui, ripeto, tutti vedevano in continuazione le immagini create da lei col Trionfo della Volontà e con Olimpia, però nessuno diceva mai che era stata una regista donna. Anche questo è un altro tema molto interessante, perché, come diceva Escobar, una delle anomalie di questa figura è proprio il suo essere donna. Essere donna che doveva gestire centinaia di persone tutti i giorni, centinaia di persone, e gestirle in maniera super efficiente. Quindi torniamo al discorso di Bauman. Io vi assicuro che vedere adesso ancora non ho capito bene quali sono gli stralci che avete scelto nel film, perché il film è bellissimo, dura quasi 4 ore. Non, ovviamente. Io devo dire che scrivendo il libro ho rivisto il film più volte e non mi sono annoiato, e ve lo dice uno spettatore contemporaneo che è abituato appunto ai film di James Cameron. Nonostante sia abituato a questo tipo di cinema iper spettacolare, Olimpia è altrettanto spettacolare. E allora la domanda che mi sono fatto è:
ma non è che magari il cinema americano è andato proprio a pescare questo tipo di spettacolarità? E questo è un altro tema che ho cercato di affrontare nel libro, cioè di capire quanto la cultura e il cinema americano non abbiano in realtà preso a piene mani dal modo di girare e di montare della Riefenstahl. Ci sono i cosiddetti registi della New Hollywood, penso a Spielberg, a Brian De Palma, eccetera, eccetera, che hanno studiato nelle università cinema e loro hanno studiato Leni Riefenstahl, perché in quegli anni comunque era considerata un punto di riferimento. Dicevo, vedendo le immagini di Olimpia, proprio perché lei non doveva fare la telecronaca delle Olimpiadi, perché dovete pensare che è uscito nel 38, la gente sapeva già chi aveva vinto la medaglia d'oro, quali erano stati i grandi campioni, eccetera, eccetera. Quindi lei doveva montare e creare un film, non un documentario. E tra le scene più belle che ci sono senz'altro il prologo di cui vi ho parlato, girato da questo Willy Otto Zilke, e poi la scena memorabile e bellissima dei tuffi, dove non si vede neanche una volta, o meglio, solo all'inizio si vede la conclusione del tuffo, ma tutta la scena è montata in modo tale da non far vedere il termine del tuffo. Quindi ci sono queste figure che a un certo punto diventano talmente particolari che si trasformano in delle cose astratte, sembrano degli uccelli in volo. Ecco, questa era la capacità incredibile della Riefenstahl di tirar fuori un qualcosa che non sembrava essere avvenuto. E poi ci sono delle riprese incredibili, c'è una ripresa di un tuffo in cui sembra che ci sia il carrello che è sospeso per aria. Io non so, ancora non ho capito come ha girato quella, come ha fatto quella ripresa, perché praticamente il tuffatore si vede da una prospettiva che appunto sembra sospesa nell'aria, e il tuffatore viene ripreso mentre prende la rincorsa, si lancia e va giù. Non so come, sinceramente, carrellata laterale, però sospesa nel vuoto, una cosa assurda. Io faccio sempre osservazioni un po' così frivole, ma volevo ricordare che anche il pioniere Luca Comerio del cinema italiano, siamo negli anni 20, anche prima, girava attaccando delle macchine da presa agli aeroplani, ai primi aerei, quindi qualcuno di audace già c'era già stato, sì. E poi, la mia curiosità iniziale non ha risposto, perché l'orribile talento, e chi l'ha definito la Riefenstahl, qualcuno ha detto, era carina come una svastica. Sì. Allora, tra l'altro questa espressione che poi ha usato anche Escobar per il suo articolo sul Sole 24 Ore mi ha colpito moltissimo, perché è stata scritta da un giornalista americano che ha visto Leni Riefenstahl quando la Riefenstahl nel 38 fece questo viaggio assurdo di cui secondo me bisognerebbe parlare, perché lei venne mandata da Goebbels a fare questo tour promozionale in America di Olimpia. Perché è assurdo? Perché tutti sapevano in America chi era Hitler, sapevano benissimo cos'era il nazismo, quindi non c'era nessuna speranza che lei potesse in qualche modo distribuire questo film. Però nonostante questa cosa qui, lei venne mandata ugualmente in America. Come arrivò in America, ovviamente tutte le comunità marxiste, ebraiche, ovviamente fecero di tutto per boicottare questo tour. E uno di questi giornalisti che la vide durante una delle sue serate che aveva passato a New York, la definì in questo modo, insomma, sublime, geniale. Era carina come una svastica, che era un modo molto spiritoso ma altrettanto brutale per dire: questa è una nazista, che cosa ci fa qui in America? Perché non se ne torna in Germania? L'orribile bellezza di un talento femminile è un rimando che io ho fatto a questo documentario che vi dicevo avevo visto e che mi ha ispirato. Questo documentario è stato girato da un regista che si chiama Müller, che ha fatto questo documentario che dura 3 ore, cui racconta tutta la vita della Leni Riefenstahl, e si intitola The Horrible Beautiful Life of Leni Riefenstahl. Anche qui mi sembrava fosse un modo efficace, quindi attraverso un ossimoro, raccontare l'ambiguità di questa donna,
che è stata comunque una nazista, però ha creato queste immagini difficili da non apprezzare. Per quanto fosse nazista, era riuscita a fare delle cose incredibili. Io vorrei continuare il discorso sulla modernità della rifesta. Sicuramente c'è una modernità formale, espressiva, cinematografica, anche televisiva, come tu affermi, e c'è una modernità ancora più radicale. Io mi rifaccio sempre al Trionfo della Volontà. In quel film, mi viene quasi da dire, viene inventato il rapporto tra il capo e il pubblico. Questo rapporto capo-pubblico era al centro della prospettiva teorica consapevole di Hitler in relazione alla propaganda, che per lui era fondamentale. Per mandare la gente a fare delle porcherie, scriveva, bisogna riempir loro la testa di idee, in questo modo non sono aggredibili dalla compassione. Quindi era proprio una dimensione dichiarata, intrinseca alla sua prospettiva. La Riefenstahl, girando il Trionfo della Volontà, riproduce esattamente questa prospettiva. La propaganda di quel film, che io faccio fatica a definire documentario, perché c'è dietro un'ipotesi, una tesi, è tutta legata alle immagini, mai alle parole. Hitler dice delle cose, per esempio dice che le SA sono nel suo cuore, dopo poco tempo le fa fuori, ma questo è normale. La cosa più importante però sono le immagini del capo e del suo pubblico. Un pubblico inteso non come voi che siete qua, ognuno di voi è un individuo, un pubblico composto da, per usare termine che ha usato Ernst Jünger, che insomma in quell'epoca interpretava lo spirito del tempo, è composto da elettroni, come elettroni in un campo magnetico, e voi vedete i contadini con delle varie parti della Germania con le uniformi che utilizzano la vanga come un fucile, ognuno uguale all'altro e tutti guardano il capo. Questa è la televisione, è un aspetto della nostra televisione, questa è la modernità. La televisione che non si fonda sulla comunicazione di pensiero, ma attraverso l'immagine. Non so, dico, se l'ha inventato solo la Riefenstahl, sicuramente ogni volta che io e i miei studenti vediamo questo film, arriviamo a questa conclusione. Potrei addirittura dire che in termini più attenuati, questa è quella che molti teorici chiamano democrazia del pubblico. In soldoni, il populismo mediatico. Quindi la sua modernità, insomma, non è solo tecnica, è proprio di prospettiva, è proprio di. Il che non significa che la televisione sia nazista, significa che potrebbe anche esserlo. E comunque è meglio mettere il dubbio. È meglio mettere il dubbio. Bene. Sarebbe bello anche far intervenire il pubblico in questo dibattito, siamo giunti un po' fuori termine e penso che abbiate voglia di vedere il film, però se c'è una domanda magari una possiamo... Lei, sì. Massimiliano mi conosce, io ho scritto il libro sulle registe, Dizionario delle registe, nel 2000, dove avevo fatto un parallelo della Riefenstahl a Griffith. Nel senso che se noi giudicassimo Nascita di una nazione per il senso ideologico che parteggiava per il Ku Klux Klan, non sarebbe giusto, proprio perché lui è il padre della sceneggiatura e il padre anche del cinema che è venuto dopo. E quindi volevo sapere da voi se siete d'accordo su questa cosa. Poi c'era un'altra cosa, quando parlavi della buca mi è venuta in mente un'altra cosa. Io ho scritto un libro su Mario Costa, che era un regista, diciamo, chiamato artigiano, che ha lavorato molto negli anni 40-50 con un enorme successo, che era molto amato da Mario Bava, che praticamente aveva iniziato proprio con lui, che mi raccontò 20 anni fa che Guazzoni, quando fece Quo Vadis, praticamente fece delle riprese con gli operatori che erano dentro delle buche sdraiati e riprendevano dall'alto i cavalli che saltavano le buche per far vedere la corsa, la famosa corsa delle dighe, che poi è stata fatta. Quindi anche nel cinema italiano
c'era qualcuno che già all'inizio del secolo ha fatto la cosa. Comunque volevo sapere se voi siete d'accordo su questo parallelo, diciamo, perché Griffith sul fatto del Ku Klux Klan non se ne parla quasi mai, si parla soltanto del grande genio, e quindi è giusto che anche dalla Riefenstahl si veda, diciamo, ciò che ha fatto e non ciò che è stata. Allora, sempre io... anche tenendo presente che comunque c'è sempre il dubbio che lei lo sia stata volontariamente. Allora, io proprio per andare oltre questa, perché io ripeto, le poche cose che ho letto in Italia, cioè in lingua italiana, sulla Riefenstahl, avevano sempre questa necessità di affrontare il tema del suo coinvolgimento, diciamo, politico, ideologico. Però guarda caso, le cose che ho cercato di spiegare, di affrontare nel libro, non le ho trovate neanche in altri testi stranieri. Perché? Perché a me interessava invece analizzare il tema di come montava, perché capire come mai quello che vedo in televisione adesso è proprio identico a quello che ha fatto lei, era secondo me l'argomento principale. A me di capire se era nazista oppure no importava relativamente, per me lo era, e non ho bisogno di affrontare, ha girato il trionfo della volontà, punto. A me non interessava quello, a me interessava andare oltre questo, diciamo, per me quello era il punto di partenza. A me interessava capire come mai certa spettacolarizzazione che si vede al cinema o in televisione potesse avere come antenato, come, diciamo, punto zero proprio lei. E per farlo cosa dovevo fare? Dovevo analizzare, sezionare, insomma, capire come ha fatto a rendere così spettacolare le sue immagini. Certo, ribadisco, per me ci sono i parallelismi, ma per me è il punto di partenza. Cioè, io voglio andare oltre questa cosa qui, e il mio intento è stato quello, spero di esserci riuscito, di raccontare, analizzare più nel dettaglio, per rendere consapevole il lettore che quando accende la televisione l'anno prossimo e vedrà le Olimpiadi, deve sapere che quelle cose lì non le ha inventate il regista che in quel momento sta riprendendo, le ha inventate le Riefenstahl, che era una nazista, punto. Ci piaccia o non ci piaccia, questo è, e su questo bisogna posso No, non so se possiamo prolungare, no, proprio solo una pochissimo una battuta, perché si è fatto questo problematico giustamente sulle Riefenstahl. Gli stessi americani non si sono mai fatti problematici con Werner von Braun, che era colonnello generale delle SS, perché serviva, e che senza di lui non sarebbero mai andati sulla Luna, perché è stato uno dei geni della missilistica, così come è stato un genio Ferdinand Porsche. Per cui secondo me il paragone che faceva il signore è molto calzante, cioè effettivamente di certi personaggi si fa finta di non ricordarsi. Parlarsi di una nazione è un osanna per il Ku Klux Klan, e mentre di altri viene basta. Posso una cosa velocissima? L'ultimo in però. Merito al contributo che ha dato Massimiliano al libro, parlo come direttore della collana. Si sente? Una cosa velocissima che lega il contributo del professor Escobar e quello di Massimiliano. Volevo dire, il concetto di rammemorazione, espresso da Walter Benjamin, rammemorazione, quello di guardare all'indietro, che sentiva era un'esigenza profondissima espressa sul concetto di libertà di Walter Benjamin. È importante Massimiliano abbia voluto concentrare la propria attenzione su una persona di questo calibro storico che ha dedicato la sua vita, una parte della sua vita, al nazismo. Quello che diceva il professore, infatti, è su queste linee, ed è il tuo grande contributo, ovvero che, come dice Escobar, come dice Leonardo Quaresima all'inizio, dice: come mai riesco a essere così coinvolto al film, pur e sento che ho anche un ribrezzo nei confronti di quello che sto vedendo, sono affascinato. Non è il contributo che tu dai in questo è molto importante, perché tu dici: c'è un recupero da parte del cinema di queste metodologie che tu analizzi e che fanno sì che nasca sia un pensiero come quello di Walter Benjamin, espresso nell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, quando parla di
distrazione e di assimilazione distratta, e nello stesso tempo nasce in quel periodo Brecht, che dice attenzione che le fusioni delle arti orientano a ipnotizzare, e tu che cosa fai? Decostruisci quella forma di ipnosi che era tipico di quel periodo e che viene assimilato dal linguaggio cinematografico. Quindi ricordare quel passato storico della Riefenstahl è importante. Non è un caso, e chiudo, che Godard nell'ultimo film faccia un'associazione tra la nascita del nazismo e la nascita della televisione, sempre in relazione di questa fusione delle arti. Quindi scordarsi è sbagliato, e mantenere la rememorazione viva è una lezione importante. Tu dai un contributo importante con tuo ruolo. Grazie a tutti, c'è Lorenzo paziente di proiettare, quindi io direi che possiamo passare alla visione del film e consigliarvi di acquistare questo libro documentatissimo, informatissimo, che fa dei paralleli tra fotogramma e spiega e montaggio del film. Grazie a Massimiliano Studer e grazie a...